Una rosa non da primato, ma terzo posto decisamente alla portata. Troppo tardivo l'esonero di Auteri nei playoff, con Zauri neanche una vittoria. In campionato il Pescara ha totalizzato 65 punti. Auteri è stato in carica sino alla 35esima giornata, quindi l'esonero del tecnico siciliano è il ritorno di Zauri. L'allenatore marsicano ha ereditato una squadra in netta crisi, 2 punti nelle precedenti 3 gare, con problemi per noi anche di condizione atletica. Le 3 rimonte contro Carrarese, soprattutto Gubbio e Feralpi nel match di andata degli ottavi, sono state figlie soprattutto di una grande carica nervosa. Auteri non ha mai inciso, ha bucato il terzo posto, Zauri il quarto, pareggiando con l'Imolese all'ultimo turno. In entrambi i casi il Pescara avrebbe potuto assurgere al ruolo di testa di serie con vantaggi innegabili. Gare saltate in caso di terzo posto 2, di quarto 1, il beneficio del doppio risultato, e poi 1-2 settimane di allenamenti tipo non sono affatto dettagli. In campionato troppi punti persi all'Adriatico, ben 8 pareggi, di cui 7 contro squadre di media e bassa fascia come Viterbese, Vis Pesaro, Carrarese, Pontedera, Lucchese, Teramo e Imolese. A fare la differenza in negativo nel cammino del Pescara i 12 punti conquistati in altrettante partite, dalla 5ª giornata Pescara-Viterbese 1-1 alla 16ª Pescara-Lucchese 0-0, nel mezzo i KO contro Reggiana, Modena, Cesena e Pontedera. I numeri dall'avvento di Zauri: 2 successi in campionato contro Grosseto e Pistoiese, 4 pareggi contro Imolese, Carrarese, Gubbio, Feralpisalò, 1 sconfitta, l'ultima patita a Salò, senza Drudi, il difensore più affidabile, e un centrocampo ridotto ai minimi termini per le squalifiche di Pompetti e Derisio. In 42 partite dall'inizio della stagione, inclusi gli spareggi, il Pescara ha segnato 64 gol e subito 50 reti. Per questa squadra non prendere gol un'impresa titanica, soltanto 8 su 42 le partite terminate senza subire. Insomma, più limiti che qualità. Il Pescara è questo dall'inizio. Carenze strutturali sì, ma anche imperfezioni mai corrette nella fase di non possesso. Le lacune di inizio stagione non sono state colmate. Quelle erano, quelle sono rimaste. Nessun miglioramento, a prescindere, ribadiamo, dai limiti strutturali. Ecco perché aspettarsi nei playoff qualcosa di diverso era più un esercizio di fede che di razionalità.